uniformità e chiedo anche, ho chiesto al governo alla riunione di oggi, anche misure maggiormente restrittive. Credo che sia necessario in questo momento per tutto il Paese andare a superare la crisi dovuta all'epidemia con misure forti che possono risolvere il problema in un periodo breve e nel mentre sono necessarie altrettanto forti misure di carattere economico per permettere alle imprese di sopravvivere in questo periodo e dopo ripartire. Perché se non risolviamo un problema sanitario le imprese non ripartono e quindi non risolviamo nemmeno il problema economico e rischiamo di rendere più grave quello sanitario. Penso che cosa utile sarebbe fare di tutta Italia una zona rossa, perché in questo momento con misure severe rispetto alla mobilità delle persone si può risolvere il problema. Lo vediamo con i dati nelle zone rosse che si erano create, quella dell'Odigiano e quella di Vo nel Veneto, che hanno ridotto drasticamente, se non di fatto quasi fatti scomparire, i casi di nuovi contagi. Prefetto, lei ha cominciato il suo intervento con un appello ai cittadini. Qual è la vostra richiesta? La richiesta di collaborazione, perché con i controlli e con la repressione credo che non si vada da nessuna parte. Certamente è una componente importante, ma rappresenta una percentuale minima di quella che è il successo di questa operazione, che è quello di interrompere il contagio, ma che si fonda prevalentemente sulla collaborazione. Collaborazione dei cittadini, in particolare io mi sono rivolto ad anziani e giovani, gli anziani invitandoli a rimanere a casa e gli giovani a fare altrettanto, evitare momenti di socialità, avvalendosi anche della tecnologia a cui loro sono molto avvezzi. Dall'altra, ecco, approfitto anche per rivolgermi agli operatori economici, agli esercizi commerciali, ai bar, ai pub, che ci rendiamo conto avranno una ricaduta negativa da questa vicenda, ma a cui è affidata un'altra parte importante di responsabilità, perché devono fare in modo che le misure previste, il metro di distanza, il non far entrare più di un certo numero di persone per evitare appunto i contatti ravvicinati, vengano attuate e vengano rispettate. Quindi a loro io mi rivolgo in maniera particolare.